Un giorno un tizio mi disse: quando ti danno un calcio, guarda bene chi è l'asino che te lo ha dato prima di arrabbiarti. Spesso non ne vale la pena. Buongiorno ascoltatori! Ebbene sì, questa era una citazione del grande filosofo Cruscotto da Gazzoldo, se non l'avete capito. Beh, che dire, ci regaliamo la lettera di Anthony? Sapete, ci sono notti in cui ogni luce, anche la più tenue, infastidisce la vista, come un faro puntato addosso. Sono i riflessi che si formano davanti agli occhi, quando sono bagnati. Ci sono notti piovose che ti accompagnano dentro i ricordi. Non serve l'ombrello per fermare quella pioggia. È una pioggia salata che scende dagli occhi e che contiene tutta l'amarezza, il dolore, la disperazione di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. A volte accade che qualcuno ti veda. Che ti succede, amico mio? Nulla. Stai piangendo? Ah, no, è che piove ed io sono senza ombrello. Un uomo mente sempre in queste circostanze, perché se è vero che in ogni istante tutto può cambiare, da certi amori non si scende mai. E ne ho fatta di strada sotto la pioggia, sai, per cercare di sotterrare tutti i perché. Mi sa che troppa gente spreca il suo tempo a porsi troppi perché. D'inverno non vede l'ora che arrivi l'estate, e d'estate ha paura che torni l'inverno. Per questo viaggia sempre, per rincorrere il posto dove non è, dove è sempre estate, dove spera di trovare qualche risposta ai suoi perché. Sai, non deve essere un bel vivere. Noi non possiamo cambiare le scelte degli altri, ma possiamo tentare di cambiare le nostre. Come si fa? Non lo so. So solo che se mi vedrete camminare da solo, sotto la pioggia, in una notte buia, non chiedetevi il perché e non chiedetelo a me. Sarei costretto a mentirvi per l'ennesima volta.